Salve care amiche ed amici, spero vi incontriate bene. Qui ci rincontriamo per un nuovo tutorial su un vecchio argomento di idraulica cassareccia. Infatti, il 13 febbraio del 2014 ho fatto un video tutorial di idraulica cassareccia, come sturare e pulire il lavabo, e poi avrei voluto fare un altro video visto il successo che ha avuto, ma mi sono sempre dedicato a trattare altri argomenti postergando la realizzazione di un altro video. Ma dato che periodicamente ogni tanto ricevo dei commentari, dei like, delle visioni, delle visualizzazioni favorevoli. Per esempio, mi hanno scritto dei commentari professionisti idraulici, persone che per professione stappano i lavandini, e tutto il resto. Allora, visto il numero di commentari positivi, il numero di like, il numero di commentari, a distanza di così tanto tempo, a distanza più o meno di 3 anni e mezzo, 3 anni e mezzo, insomma, febbraio, 13 febbraio, adesso abbiamo già passato la metà dell'anno quasi. Ho deciso di fare un altro video tutorial su come poter stappare il lavandino e pulirlo, perché veramente vedo che io questo tutorial lo avrei voluto fare contemporaneamente all'altro video, ma vedo che c'è così tanto interesse per questo video che voglio proporre un metodo alternativo, tanto per soddisfare le persone che sono rimaste insoddisfatte dal metodo che ho proposto nel mio ultimo tutorial di idraulica domestica, tanto per dare una proposta alternativa alle persone invece che mi hanno detto che il sistema gli ha funzionato o che comunque gli è piaciuto il video. Quindi, tanto per i critici favorevoli o contrari al video, io darò questo altro metodo che forse troverà altri critici, altri recensori critici o altre persone favorevoli. Lascio a voi l'ardua sentenza. Mi raccomando, qualsiasi commentario sarà ben visto. L'importante è che non sia uno sfogo di irrazionale sulla mia persona. Poi, che il video vi piaccia o no e lo commentiate favorevole o contrariamente, io ecco, filtro i commentari peggiori, ma i commentari critici e costruttivi li faccio passare. Quindi adesso cambierò di mano perché già mi sto stancando e passiamo al video, perché se no la facciamo troppo larga nella prefazione. Quindi 3, 2, 1, ciao! Tema del giorno. Diciamo subito che andiamo ad utilizzare un processo chimico. Questo metodo si avvale, io impiego aceto di alcol, può anche essere di uva, di vino, e bicarbonato di sodio. Il bicarbonato di sodio, e ne metto poco perché per farvi capire come funziona. Ma potrebbe essere questa vaschetta piena. Io ne metto poca. Utilizzo il cucchiaino per spingere la soluzione nel lavabo. Adesso il lavabo è inutile che lo riempiamo d'acqua. Prima di tutto perché questo va fatto senza acqua. Mi immagino che il problema sarà per quelli che hanno il lavabo intasato pieno d'acqua e quindi che magari dal buco che serve per non fare straripare il lavandino si potrebbe introdurre il bicarbonato e l'aceto per cercare di provocare una reazione a livello della piletta. Però sarebbe meglio farlo così a secco. Ecco, adesso metto questo breve video per spiegare a tutti e tutti voi che mi commentate
nel video precedente di come sta sturare un lavandino, perché non pulisco il sifone? Perché il costruttore in questo appartamento ha messo un tubo, come potete vedere, perché molti giustamente mi domandano: ma perché non pulisci il sifone che c'ha una vite apposta che si apre, e tu basta che nel buco infili un cavetto di ferro per lavare tutto lo sporco, addirittura aprendo l'acqua si sciacqua. Ecco, io non lo posso fare perché il costruttore ci ha messo sto tubo nell'appartamento. Quindi adesso sapete una volta per tutte qual è l'arcano che si nasconde nel mio metodo per sturare il lavabo smontando la piletta, perché come potete vedere, fra l'altro, il tubo, il costruttore ha avuto la grazia, e l'idraulico che lavorava per lui, di metterlo, per mia disgrazia, murato alla parete. Quindi io non posso staccare, come qualcuno mi ha suggerito, l'altra estremità del tubo, perché dovrei smontarlo proprio dalla parete, magari col rischio che si rompe il tubo che sta murato nella parete. Quindi è tutto un lavoro di merda che hanno fatto, gente. Adesso magari ho detto una parolaccia, YouTube non mi monetizza il video, però andava detta. Quindi, come potete vedere, il tubo è ammurato nella parete e è l'unica forma di, visto che io non ho soldi, sono disoccupato, di pulire il lavabo sarebbe smontare la piletta. Non ho denaro per fare il lavoro di sostituire il tubo, magari anche che è ammurato nel muro dentro, e sostituire il muro, il tubo esterno, e mettergli il sifone o qualche altra cosa del genere. Non ho soldi e queste sono cose della vita, che ci posso fare? Io ho proposto un metodo alternativo nel video precedente, adesso ne propongo un altro. Il seguente metodo è meno invasivo che smontare la piletta, però implica una reazione chimica che sprigiona gas e vapore e quindi anche calore. Per quello, magari un utilizzo razionale, misurato, del bicarbonato e dell'aceto di alcol o di vino può servire a mantenere controllato la reazione chimica, altrimenti si sprigiona troppo calore. Magari se gli metti mezzo chilo di bicarbonato e 2 litri di aceto contemporaneamente, puoi sciogliere magari il tubo, non so, una cosa del genere. Poi devi stare in un ambiente nel quale i vapori non si condensino troppo. Ma passiamo al video. Fase numero 1. Prendiamo il nostro bicarbonato e lo mettiamo nella piletta. Cerchiamo di farlo passare attraverso i forellini. Chiaramente non entrerà tutto, ma noi abbiamo il nostro bel cucchiaino e cerchiamo di versarlo tutto dentro, perché se ci sarà un'ostruzione organica mugre, chiaramente questo sistema non va bene se ci è finito del materiale inorganico. La reazione deve avvenire dentro. Possiamo anche mettere nel forellino del livello che mantiene il livello dell'acqua del bicarbonato che non riusciamo a mettere nella piletta, però come potete vedere vi entra abbastanza. Bene,
Ho messo quasi tutto dentro, sono rimasti dei granellini. Vaschetta vuota. Adesso passiamo alla fase 2. Versare nella piletta e nel foro di scarico l'aceto di alcol, di vino. Come si vede, ha fatto la sua reazione. Cioè, non si vede proprio molto perché era stappato il lavabo, ma si sente che ha fatto schiuma. Io vi assicuro che l'ho fatto circa questo procedimento con aceto di alcol e bicarbonato. Non so se un anno o 2 anni fa, da allora non mi si è più stappato. Quindi, quando l'ho fatto, è uscita la schiuma che faceva spavento. E ho usato certo molto più bicarbonato perché era veramente tappato il lavabo. Si è, diciamo, l'acqua si è drenata da sola. Dopo un minuto era veramente tappatissimo. Allora che ho fatto? Ho messo un'intera vaschetta così di bicarbonato. Ci sono stato parecchio tempo infilandola dentro la piletta e ho messo un'intera vaschetta così, anzi mi sembra che ho messo un intero bicchiere di aceto e ha fatto una schiuma che veramente sembrava togliere tutte le scorie da dentro. Poi ho fatto correre l'acqua, visto che il materiale organico, il bicarbonato e l'aceto lo sciolgono, tutti i sedimenti, tutte le cose, allora non c'è stato nessun problema perché si è stappato proprio, ho messo il tappo, ho riempito il lavabo di acqua calda, non troppo calda, e si è andato via come se non avesse... fosse esistito nulla, liscio come l'olio proprio, anzi più liscio dell'olio, liscio come l'acqua senza gas. E poi ho aperto il rubinetto del lavabo e l'acqua correva veramente, se ne andava, neanche si soffermava intorno alla piletta un po' come succede di solito quando l'acqua scorre molto abbondante. Sembrava veramente una voragine che si succhiava l'acqua. È stata una cosa incredibile e da allora non mi si è più tappato. Io infatti dicevo, aspetto a fare questo tutorial, quando mi si tappa di nuovo così si può verificare l'efficacia del metodo. Invece fino adesso non mi si è più tappato. Io dico che forse mi è successo che mi si è ritappato nel 2015, non so in che mese, e quindi forse è durato questo processo senza tapparsi di nuovo più di 2 anni. Dicono che il bicarbonato è disinfettante e che l'aceto brucia tutto ciò che è fatto di grasso. Quindi può darsi che fra le due componenti abbiano fatto una reazione che ha anche disinfettato la tubatura e la piletta, per cui poi mi raccomando, dopo un certo tempo fate scorrere dell'acqua perché per proteggere anche i materiali di plastico, cioè ai pochi minuti aprite il rubinetto perché sennò ecco troppo acido. Come cantava la Squillo, acido, acido, ecco troppo acido, poi finisci come Jimi Hendrix. Per cui adesso Indy e per cui apriamo. E vedete che scorre benissimo. Vabbè che non aveva grandi problemi, però anche fare questo preventivamente aiuta.
Ecco, dopo qualche minuto, se voi avevate il lavandino intasato, sciacquate, perché se no quelle che si risentono di più sono le guarnizioni di plastico da questo metodo. Allora, qui ancora una volta il vostro Santen Chan, che vi ringrazia dei commentari, delle visioni e dei like al mio video tutorial precedente come stappare il lavabo di casa, presentandovi un video che avrebbe voluto fare Santen Chan già nel 2014, poco dopo aver fatto il video anteriormente menzionato. Questa sarà l'edizione numero 2. Purtroppo la presento a distanza di 3 anni e mezzo. Mi dispiace, ma appena avrò alcun'altra idea su come stappare il lavandino, ve lo farò sapere. Continuate a seguirmi, commentate anche questo video come avete fatto con l'anteriore, compartitelo se vi è stato utile. E dategli like, aiutate e sostenete il mio canale. Io devo ricorrere a questi metodi artigianali per stappare il lavabo. Avrei voluto farvi anche un video su come stappare il bidet e il cesso già l'ho fatto, mi sembra, non so. Però sono disoccupato, quindi devo ricorrere a questi metodi artigianali e fare dei video mi aiuta a compartire con tutte e tutti voi quei metodi che si debbono realizzare, perché a volte molti mi hanno commentato: perché non chiami un idraulico, un professionista? Per la tua macchina che fai? La ripari da te o la porti dal meccanico? Ebbene, se ci avessi una macchina la riparerei io, non perché non voglio dargli il lavoro al meccanico, ma perché non ho lavoro io. Quindi già è tanto che ci avessi una macchina, ma non ce l'avetti? Perché disoccupato sono. Allora io la macchina non me la posso riparare perché proprio non ce l'ho, né per conto mio né dal meccanico. Allora che dire? Perché non chiamo un idraulico? Perché sono disoccupato, solo per sturare un lavandino. Se ci avessi lavoro lo chiamerei, così darei lavoro anche un'altra persona. O se naturalmente diventassi uno youtuber con molte visioni, allora chiamerei un idraulico e farei fare tutto un lavoro nuovo, mettere il gruppo nuovo, rubinetti nuovi, tutto nuovo. Anzi, vi dirò di più: me ne andrei via da questo cesso, che è un cesso, e da questo appartamento, che è anche un cesso, e me ne andrei a una villa alloggiata. E lì sì che darei tanto lavoro all'idraulico, perché farei dei bagni panoramici. Ma ancora YouTube non mi ha fatto diventare ricco, come canta Dado. YouTube mi ha fatto ricco. È un video molto divertente, una parodia sugli YouTuber che vogliono diventare ricchi. YouTuber mi ha arricchito, un qualcosa del genere. A me ancora YouTuber non mi ha arricchito. Se volete che io dia lavoro a degli idraulici, diffondete tutti i miei video, allora magari arriverò ad avere un buon soldo e vi prometto che farò il mio primo video tutorial filmando un professionista, un esperto in sturare lavabi, un idraulico, un fontanaio. Però per il momento, ecco, non ho soldi. Ecco, appena avrò che YouTube mi paga come avrò ottenuto che YouTube mi paghi come un soldo, uno stipendio, darò lavoro, darò impiego a un idraulico a casa mia, perché magari avrò anche cambiato casa. Quindi compartite i video e io darò lavoro a un idraulico. Brr, brr, sto così oggi un po', sarà il caldo. Però mi sono voluto vestire bene per il mio pubblico che mi segue sempre tanto. Allora, dopo mi vado a cambiare. Se mi date lavoro compartendo i miei video e YouTube mi darà qualcosa, io vi prometto che cambio casa e do lavoro a un idraulico con un buon stipendio. Per intanto sono disoccupato, devo fare da me. Quindi vi ringrazio a tutte e tutti voi di seguirmi, di comprendermi, di commentarmi. Dite quello che volete, le cose più volgari le filtro, le altre no, come ho sempre fatto.
iscrivetevi al canale, fate clic nella campanella per avere aggiornamenti. Io parlo un po' di tutto, ma voi lo vedrete esplorando i video nel mio canale. Un saluto, un forte abbraccio e il vostro Sant'Egidio. Ciao.